Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla Festa del Cinema di Roma e da Alice nella Città, e sono con Paolo Cortellesi e Riccardo Milani, che ricevono questa sera il Women in Cinema Award. Innanzitutto vi ringrazio per aver accettato il premio, visto che faccio parte anche dell'Academy, quindi doppia veste, grazie mille e di essere qui con noi su Fred. Grazie di avercelo dato. Esatto, grazie a te per avercelo assegnato. In realtà il premio di Coppa rappresenta anche, puntualizza, metti un punto anche su come l'avevamo immaginato questo premio, perché inizialmente, quando abbiamo deciso di premiare anche uomini, c'è chi ha storto il naso e ha detto: ma perché no, le donne devono premiare le donne, come se... E noi invece abbiamo cercato di spiegare quello che poi, premiando voi come coppia, si è chiuso il cerchio, perché ci sono degli uomini, dei registi, ma che ci accompagnano, e quindi facciamo un lavoro, deve essere fatto un lavoro che facciamo insieme. Non esiste, cioè stiamo puntando ad essere uguali, e quindi questo premiarvi non come coppia, ma come due persone che lavorano bene insieme e rappresentano bene uomini e donne, ci sembrava, ecco, la chiusura del cerchio. Che ne pensate? Che bello. Ha detto un sacco di belle cose, io non so bene. No, il piccolo cerchio si è chiuso anche con me, perché pensavo prima che quando ero un adolescente, avevo 13-14 anni, in realtà questa complicità con i maschi di allora io non ce l'avevo. Cioè la complicità spesso era sull'ironia pesante sulle donne, insomma, no, quel modo di stare insieme che non mi piaceva. E nel lavoro invece, nel cinema, ho ritrovato poi una grandissima complicità con le donne. Mi trovo molto bene, è vero, cioè è vero, non so bene questo perché avvenga, insomma, ecco, però è così. D'altra parte dico anche quello che ho detto prima, cioè che non c'è, perlomeno da parte mia, ma credo anche da parte nostra, in generale, insomma, noi quattro che scriviamo insieme i nostri film, l'intenzione di raccontare nello specifico la questione femminile. Raccontiamo la vita, raccontiamo le persone, raccontiamo le storie che ci piace raccontare, insomma, i temi spesso che... A volte capita anche che queste due cose si accavallino, insomma, questo certo avviene, perché anche perché c'è Paola spesso protagonista dei film che facciamo, cioè, quindi, però, come dire, non c'è un'intenzione di scrittura, no? Di mettersi lì, facciamo un film che, no, che metta in risalto, no, quanto le donne, eccetera, così. E raccontiamo anche la vita. Che siamo pari nella sceneggiatura, perché siamo due donne e due uomini, anche nella composizione delle storie. No, ma non è una cosa che abbiamo stabilito in nessun modo e deciso in nessun modo, è una cosa naturale, però a volte alcune storie sono pensate anche sulla base di cose, penso, scusate se esisto, di esperienze reali che sono capitate a me, per esempio, poi vestite in altro modo, chiaramente, però è naturale che si tratti, come lo facciamo noi poi in commedia, insomma col veicolo dell'umorismo, però che si trattino dei temi che poi riguardano la vita reale, e la vita reale con delle donne, insomma, in questo momento storico. Quindi alcune cose vengono fuori con grande naturalezza, non con la volontà di farlo, ma poi con quello che viene fuori è assolutamente naturale, insomma, nel racconto. Diciamo che non mi è mai capitato di dover aggiustare il tiro, tra virgolette, su certi personaggi. No, ci è capitato molto spesso di discutere, però questo sì, perché soprattutto io e lei, perché perché sulla questione femminile io penso sempre, appunto, anche questo lo dicevo prima, che sono portato istintivamente a pensare a quello che di positivo è stato fatto nei decenni, insomma, ecco, questo paese un po' è cambiato, anzi direi che è cambiato molto dal dopoguerra in poi, grazie alle battaglie di determinate persone, grazie a tutto quello che... certo, quindi parlo di battaglie politiche, però poi ecco, è vero anche che l'attualità però spesso poi mi viene contro, no? Mi riporta indietro e mi fa invece, appunto, riflettere, pensare e anche ovviamente considerare alcune sacche importanti che ci sono ancora del paese, che sono su questa questione molto molto indietro, insomma, quindi però appunto tendo sempre ad andare su quello che di positivo è stato costruito e che c'è e che è una realtà, insomma. Ma che dovrebbe essere così lo stato delle cose, e invece non abbiamo ancora neanche raggiunto, diciamo così, lo stato delle cose, una parità totale. Infatti Liliana Cavani prima diceva un piccolo passetto
abbiamo fatto. Sì, però il retaggio culturale di questo paese, come di altri paesi, è veramente strutturato in un modo che ancora penalizza la figura femminile. Dunque c'è molto da fare. Quello che possiamo fare noi è raccontare delle storie. Questo è il nostro mestiere, non abbiamo competenze in altro, devo dire, almeno non io. Però penso che raccontare le storie e farlo quando, insomma, quando ci capita e possiamo farlo con un registro umoristico ci dà la possibilità di raccontarlo in modo ampio, e sperando insomma che quello che il nostro racconto arrivi a tanti, insomma. Beh, perché siamo anche consapevoli che questo tipo di film può arrivare a tante persone, quindi anche a strati sociali diversi, a livelli culturali diversi, no? Quindi a persone molto diverse anche da noi. L'equilibrio tra commedia e dramma, il ridendo e scherzando tipico della nostra commedia, in questo momento storico forse è la chiave. Ma lo è sempre stata la chiave, secondo me. Sì. Tu prima di noi, insomma, con i grandi maestri della commedia italiana, insomma, c'erano dei signori che si chiamavano Scola, Comencini, Monicelli, Risi, insomma, hanno inventato e strutturato loro questo genere, però è un genere che va difeso, insomma, riesce a parlare bene al paese, del paese, e riesce a farlo con un registro che è forse un registro particolarmente italiano, insomma, in cui la commedia, insomma, si basa sempre su fatti drammatici, naturalmente, ed è su quello che si va a ridere. Forse, non lo so, immagino che non lo so, non li conosco, quindi dico una cosa a casa, ma forse, come dire, nei paesi scandinavi questo trasporto, ecco, non ci sia, ma per un'idea magari sciocca che io mi sono fatta di un certo tipo di popolazione. Sono certa però che noi italiani abbiamo questa voglia, no, di sorridere anche delle cose più tragiche, che non significa non tenerle in considerazione, ma è un modo anche un po' per esorcizzarle, o comunque perché se ne parli. Con la commedia si riesce a parlare di determinati argomenti particolarmente indigesti, altrimenti di cui non si riuscirebbe a parlare per più di 20 minuti. E dunque costruire un racconto in commedia è una cosa piuttosto complicata, è un ricamo piuttosto complicato, però non ci riesce sempre, ma quando riesce ci dà grandi soddisfazioni. Grazie Riccardo Milani, grazie Paolo Cortellesi per essere stati qui con noi su Fred e per aver accettato il premio Women in Cinema Award. Grazie a voi. Grazie a voi. E io sono Chiara Nicoletti da Liceo nella Città per Fred, da Festival Insider.